ci credo! Non l'hai fatto veramente! Non l'hai fatto veramente! Ehi tu! Sì, dico a te! Per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tuzia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute, o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Hands up for your colors. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della carriera. Grazie a tutti per il supporto che mi state dando ultimamente, perché è veramente bello. Sicuramente questo è aiutato anche dal fatto che Kanté stia segnando tanto, che ultimamente abbiamo avuto scontri e partite comunque che ci hanno evocato bei ricordi. Ma voi siete sempre lì, mi avete lasciato commenti bellissimi sotto l'ultimo episodio, ovvero quello contro il Leverkusen, che trovate qui sopra nelle schede qualora non l'abbiate ancora visto. Grazie per questo. Detto ciò, oggi siamo tornati, commentate sempre sotto questo video con hashtag FedeKing della carriera, perché siete voi a dirmelo, quindi commentiamo, facciamo girare l'hashtag. In questo episodio giocheremo con la Sampdoria le nostre quattro partite, quindi Sampdoria, Bologna, Juventus, e quindi già un big match in campionato quando siamo al 2 di novembre, e poi il Feyenoord. Quattro partite, non tre come nello scorso episodio, infatti vorrei anche chiedervi scusa, soltanto che effettivamente, tanto Bacioli vorrebbe giocare un pochino di più, hai ragione, nello scorso episodio avete visto che c'è stato il Bayer Leverkusen, e sinceramente un po' per la voce, un po' per la bellezza di quelle tre partite così, ho voluto appunto lasciare così e non fare la quarta con la Samp, che però appunto faremo oggi, quindi direi bando alle ciance, ciancio alle bande. Vabbè, partiamo, vado con sta stronzata. La Roma alla ricerca del riscatto in casa, sì, perché abbiamo vinto a Genova contro il Genoa dopo il passo falso qui all'Olimpico contro il Bari, ma ora è tempo di rivincere anche davanti al nostro pubblico dopo i 5 gol all'Everkusen contro il nostro ex compagno di squadra, un ex leader come Javier Mascherano, che è stato ceduto in estate proprio alla Sampdoria, neanche quest'estate, bensì due estati fa. Una Roma che quindi ha voglia di far bene, lo fa con una formazione leggermente rimaneggiata, perché chiaramente c'è stata la Champions, formazione che state vedendo in questo momento in grafica. Tocco per Praet, poi Martial che recupera subito, quindi palla che diventa buona per Under, che può partire la Roma. Mertens, steso Under intanto, ci sarà giallo probabilmente a fine azione perché il turco è rimasto giù. Intanto la Roma attacca con Florenzi che va dentro da Mertens e se la porta sul destro! Dries Mertens! Che partenza della Roma! Ormai segna con una certa continuità anche il giocatore belga. Roma 1, Sampdoria 0 e Aston Ramirez verticale, libera Alex che la mette dentro, e Ziller salva la Roma perché non era arrivato Ramos. E sulla deviazione bravo Ziller, va ancora Marziale a sinistra, ecco la palla precisa e puntuale di Vidal. Occhio che c'è Under sul secondo palla, che è il cross deviato, ma ancora Marziale col tacco per Under, papera di Viviano, 2-0 Roma, che magia di Marziale. E qui la Samp, 1 si dimentica Under, 2 ha un portiere che è un citofono. Sinistra per Biravi, c'è anche il movimento di Martial, visto e servito in mezzo a Bashuai, Martial lo serve, sinistro di un soffio al lato, che bella azione della Roma. Poi palla interna per Linetti che si gira su Vidal, che non deve mai farsi superare in quella situazione, infatti trova il gol alla Sampdoria. Ingenuità però di Vidal che si fa superare in maniera molto ingenua, è uscito male qui. Quindi palla dentro e al Soma si gira trovando un gol, fidatevi, pesante, perché la Samp lo segna proprio allo scadere del primo tempo e sarà una ripresa molto tosta. Samp che attacca ugualmente con Torreira, poi Kanté dopo il disturbo di Vidal che ora fa ripartire i giallorossi con un'ottima palla per Florenzi, la grande corsa del capitano e quindi il contropiede Roma con Bashuai che è fuori gioco, non può essere servito. Florenzi quindi va in percussione, al centro c'è il 9, visto e servito Bashuai col sinistro, riporta più 2 la Roma. Grande contropiede dei giallorossi, Viviano è infuriato con i suoi e ha ragione, perché qui hanno lasciato solissimo Bashuai all'interno dell'area con molta ingenuità. Roma 3, Sampdoria 1. Lo porta sull'esterno, poi Samp che attacca lo stesso, la giocata di Praet che non riesce a mettere il cross, Torreira dentro, Calleri fino in fondo, traversa e palo forse. E la Samp oggi non... e poi mano di Florenzi. Stavo dicendo, la Samp oggi non è fortunata. Ma vaffanculo, cioè incredibile però, questo fallo di mano è incredibile. Ziller è un pararigori, ecco che l'ho bruciato, eh. Al Soma contro Ziller, per la sua doppietta e per ridare vita alla Samp. Rincorsa e gol. 3-2. Spiazzato Ziller questa volta, si è tuffato come quasi sempre da quella parte lì. Al Soma ha mirato prima da quella parte, ha guardato dalla parte dove si è buttato Ziller, poi però ha cambiato lato all'ultimo, quindi nulla da fare, 3-2. Viraghi
per Vidal. E qui un po' di campo ce l'ha il cileno. Attenzione a Vidal che si può centrare. Sempre Vidal. Se la porta sul sinistro. Viviano in calcio d'angolo. Pallo poi a sinistra, c'è completamente solo Martial. Grande cambio di gioco da parte di Under. Martial in area di rigore, sempre Martial. Non affonda, va fuori da Kanté. Mamma mia, è stato anticipato di un nulla Kanté lì. Voleva scaricare tutto il suo destro. E non sarebbe la prima volta in questa stagione, lo ha fatto con un gol pazzesco 3 giorni fa. Intanto Mascherano che è rimasto in avanti. La Samp adesso crede nella possibilità di rimonta. Palla sul secondo palo, verso Galleri che prova a calciare. Ziller. Ma il tempo è finito. Roma 3, Sampdoria 2, 3 punti in tasca per una Roma che oggi ha sofferto, ma è riuscita a portare a casa 3 punti pesanti prima dell'inizio di alcune partite toste, perché ci saranno, perché saranno i primis la trasferta di Bologna, in cui non ci hanno mai regalato nulla. Infatti l'anno scorso, lo dicevo in telecronaca, la Roma vinse 3-1, ma in rimonta nel finale, una partita che tu per 70 minuti in cui tu per 70 minuti sei sotto, poi il pareggio di Bascioia a ridarci vita, la Roma che poi vincerà lo scudetto, ok. Però attenzione, Kurzawa, subito il movimento di Oshaarawy, di Bashuai e interno di Mertens che va a ricevere a destra un R confermato dopo il gol di settimana scorsa. Intanto il Oshaarawy va via con una magia, poi chiuso, la palla diventa buona per Bashuai. Bashuai, non ci credo, non l'hai fatto veramente, non l'hai fatto veramente, non l'hai fatto. Bashuai si supera dopo la rovesciata del precampionato, segna con lo scorpione, con lo scorpione Bashuai. L'ultimo che mi ha fatto lo scorpione su FIFA è stato Parolo, raga. È stato Parolo. E vi lascio il video nelle schede, qui sopra, dove sta non mi ricordo. Era l'unica volta in Cop con Camp, scorpione, e ora Bashuai continua a entrare sempre di più nella storia delle nostre carriere. Ormai l'ha penetrata la storia delle nostre carriere. Settimo centro, 7 che è il mio numero preferito. Tutto a caso, Bashuai, 1-0. E così però non vale, così non vale, ragazzo mio. E Oshaarawy lo ha visto, cerca di allargare il gioco e lo trova. Poi verticale il pallone, un grande pallone per Bashuai che prova a calciare. E se ha fatto lo scorpione può fare di tutto. Calcio d'angolo, bravo Skorupski. C'è Oshaarawy che detta il passaggio e Kurzawa lo manda. Occhio alla corsa del 92 che resiste ai Lander. Arriva pure in zona tiro, c'è Mertens in zona. Ormai è partito, palla forse lunga. Mertens sotto le gambe di Skorupski. 2-0 Roma. Qualcosina da rivedere nella difesa del Bologna, perché quel pallone ha viaggiato come nei prati. Mertens lo ha inseguito come una pecora. Un paragone veramente bello, effettivamente. E poi il gol del 2-0 con la papera, a questo punto sì, diciamolo, di Lukas Skorupski, che tra l'altro cresce nella Roma, ma non ha imparato molto, evidentemente. Occhio alla partenza di destro, se l'è dimenticato Mares, appena entrato e non va bene. Occhio a destro, Mares, palla, 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 palla? È palla, ha dato rigore, calcio di rigore. Errore mio di entrare, no, 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 palla un cazzo, effettivamente. Credevo, qui ho sbagliato io comunque, credevo di entrare puntuale. E allora a destro di fronte a Ziller. Va a destro con il pallonetto, con il pallonetto che per poco neanche entra. 2-1. Ci ha fatto il cucchiaio, capito? Lui che se n'è andato molto tranquillamente da Roma. Ci sfida così. E tu ringrazia che Ziller aveva scelto l'altro angolo, perché sennò facevi una figura di merda colossale, Mattia. È arrivato il momento di Soleri, stavo per chiamarlo Fabrizio Soleri, in realtà non ricordo come si chiami, però chiaramente Fabrizio Soleri è un altro. E allora niente, Edoardo Soleri, eccola, mi ha ricordato tutto. Rinvio di Skorupski, 20 minuti abbondanti per il giovane attaccante della Roma, al posto di Bashuai. Con le mani Under, in zona Pellegrini, che la fa passare per Gerson. Poi Mertens, a destra c'è Under, col tacco lo serve Mertens, palla dentro, Soleri! Soleri! Dalla panchina! Sostituisce così Bashuai, 3-1 Roma! Per il giovane attaccante giallorosso, che come il freddo non ci pensa due volte, la dovevo dire questa, scusatemi, e segna il 3-1! Al 78esimo, 12 minuti alla fine, 3-1 per la Roma che torna a più 2! 3 fischi, 3-1 al Bologna, altri 3 gol, uno in meno subito rispetto a quello contro la Samp. Un gol però che si poteva evitare, perché anche oggi lo prendiamo sul rigore, quindi evitiamo determinate ingenuità. Oggi un'ingenuità contro la Samp è solo sfortuna, perché se un giocatore la prende di mano in aria non decido io, mi dispiace. 3-1 al Bologna adesso, prima la Juve, poi il Feyenoord. È un momento importantissimo della nostra stagione, la Juve per la sfida comunque scudetto, anche se è un po' più dietro rispetto appunto alla Roma e il Milan.
il Feyenoord, perché vincere col Feyenoord significherebbe vincere 4 partite del girone e forse essere matematicamente qualificato. Non c'è classifica che tenga, quando il giallorosso incrocia il bianconero non è mai una partita come le altre, e anche se tra Roma e Juve in classifica si frappone il Milan, oggi è comunque la partita, il grande classico delle carriere di Fede Marconi e non solo, il grande classico del calcio italiano, la Juve con Agüero, Reus e Dybala, la Roma con uno squadrone che punta al triplete. Leggiamo quindi la Roma in campo con De Gea tra i pali, difesa a 4 con Florenzi, Sergio Ramos, Juan Jesus ancora al posto dell'infortunato Vallejo e poi Kurzawa. Quindi Keita e Kanté a centrocampo con Fekir al posto di Mertens, El Shaarawy al posto di Under e poi Martial e Firmino al posto di Michy Batshuayi. La Roma sta giocando spessissimo, solo 2 giorni fa contro il Bologna, quindi sicuramente un po' di turnover è forzato. Questa invece è la Juventus con Szczęsny tra i pali, Cedric, Rugani, Benassia e Alex Sandro in difesa, quindi il centrocampo composto da Marrone e Sciaca centrali, Bernardeschi e Royce sugli esterni, Dybala alle spalle del Kun Agüero, che poi ha scelto un numero particolare, il 44. Sicuramente anche la Juve è una grandissima squadra, anche la Juve una di quelle, e quest'anno credo che saranno tante, sicuramente 3, Roma, Milan e Juventus, almeno per quello che hanno mostrato fino adesso, ad arrivare fino in fondo a lottarsi il titolo. I giallorossi hanno sicuramente una marcia in più perché sono i campioni in carica, perché si sono rinforzati tantissimo e perché stasera vorranno ancora dimostrarlo. È tutto pronto per il calcio d'avvio, col Kun sul pallone. Fischia l'arbitro e allora l'attesa è finita, è cominciata Roma-Juve, è cominciato il mese di novembre per i giallorossi. Quindi Agüero, Kanté, prova quantomeno a ritardarlo, ma alcun non perde il possesso, Kanté gliela riporta via molto bene, quindi avvia il controllo della Roma con Martial che va verticale, ha visto lo scatto di Firmino che ha preso il tempo a Benassia, si defila Firmino, poi il pallonetto sulla linea Alessandro. Passa su Kanté, passa su tutti Agüero, poi allarga il gioco su Reus, uno contro uno con Florenzi, sempre Reus, lo manda al bar, poi la mette dentro per il Kun che si gira, De Gea, e poi ancora in qualche modo la Roma si salva. Sulla verticale c'è il Shaarawy che è andato, in mezzo Firmino che va a ricevere, si è mosso Fekir, mandato in qualche modo, calcia Szczęsny con Sciacca che la mette giù, però sbaglia tutto calibrando male, quindi la palla buona per Fekir che va in porta e questa volta segna il gol dell'1-0. Non ci arriva Szczęsny, passa la Roma con un capolavoro di Fekir. Occhio da quello che è andato, deve stare attento Juan Jesus, Dybala arriva in zona tiro, se la porta sul sinistro, poi Reus, De Gea che comunque sta piano piano migliorando. Adesso lasciamo stare la papera contro il Leverkusen, ma quella è un'altra serata in cui fa 2 miracoli Fekir. Verso Martial, movimento da parte di Firmino, visto e servito, non era Firmino, difende e mette dentro deviazione Szczęsny. Keita in verticale per Firmino, se la porta ancora sul sinistro, Firmino al lato di un nulla, serve alla grande Kurzawa che può scendere sull'out di sinistra, visto anche il movimento di Fekir, ultima palla per lui, esce Szczęsny, Fekir pallonetto, alto di un nulla. Alto veramente di un nulla ed ecco il momento del cambio, fuori l'autore del gol dell'1-0, dentro un grande ex e quelli che sentite sono i fischi del settore ospiti, poi i fischi dell'Olimpico perché ne entra un altro di ex, Miralem Pjanic, nella Roma è entrato Arturo Vidal. Vuole subito dialogare con Kanté, Keita verso Firmino, subito dentro verso Vidal, fuori gioco, fuori gioco, ci ha messo 30 secondi Vidal a rendersi pericoloso. Vidal verso Mahrez che deve tenere alta la squadra, trova Firmino, 2 di recupero, Roma che sale con Keita in mezzo al campo, Juve spaccata neanche troppo in realtà e quindi la tiene Keita. Kanté, cioè Florenzi a destra, può salire, tocco dentro per Vidal, da Kanté, c'è ancora Vidal che vorrebbe che il triangolo si chiuda, Vidal in porta, Szczęsny. Roma che ha avuto il match point col grande ex, ma il recupero è praticamente finito e la partita pure, vince la Roma, continua sempre ad essere in testa alla classifica, 28 punti e poi stretta di mano sobria tra Allegri e Marconi. La Roma adesso è inseguita dalla Juventus che però ritarda un po' la sua corsa, è inseguita dal Milan che deve ancora giocare, vediamo cosa farà,
Quel che è certo è che la Roma ha giocato tantissime partite nell'ultimo periodo, ha giocato soltanto 2 giorni fa a Bologna e vince sempre, anche oggi. Questo è sicuramente un grande sintomo di forza e maturità. Ora testa al Feyenoord. Torna la Champions e torna col giro di boa la Roma, che nelle prime 3 partite ha ottenuto 9 punti, quindi punteggio pieno, 3 vittorie su 3 e soprattutto l'ultima, romantica, quasi da favola, contro il Bayer Leverkusen dopo 2 anni reali e non su FIFA, col gol di Kanté che ha segnato anche all'andata contro il Feyenoord, e oggi a Rotterdam vorrà fare lo stesso. In panchina il Shaarawy e Firmino, questi diciamo le principali novità di questa serata. In campo una Roma che continua chiaramente a far girare la lunga rosa che ha, chiaramente Marconi se lo può permettere, ma soprattutto una Roma che vuole fare 4 di fila contro il Feyenoord. Mertens con lo scatto accennato di Unterma, soprattutto quello di Batshuayi che non è tanto accennato. Batshuayi che torna a giocare dopo lo scorpione al Bologna, e qui torna la grande su Botteghin. C'è Unter al centro, palla messa dentro, il miracolo di Werner che poi evita un gol che sembrava fatto. Calcio d'angolo per la Roma quando siamo al 18esimo quasi. Mette il cross Martial in testa a Biraghi. Werner a negare la prima gioia giallorossa, l'ex giovane del Pescara. Poi bene anche Mertens, benino qui la Roma che infatti non riesce a ripartire. Occhio a Turstra, chiude Capradossi, salta Florenzi, occhio sempre a Boetius, allunga su Keita che comunque tiene il passo, arriva il cross, Ziller, suggerimento per Kanté, da questi a Martial, in mezzo Mertens, palla buona per Mertens, vola Werner, grande risposta del portiere del Feyenoord. Feyenoord che in questo primo tempo ha tenuto botta molto di più rispetto all'andata, sicuramente la Roma sta premendo anche un po' di meno, ma a noi non sta bene il pareggio, non vogliamo complicarci o potenzialmente complicarci il giro di ritorno, quindi vinciamola. Kanté, Vidal vuole il dialogo con Batshuayi che però poi non è perfetto, la palla in qualche modo torna a Vidal, pure a Batshuayi, si butta dentro il cileno, lancio verso Under, chiude Gazzolisco, palla buona per Kanté che calcia in porta! Kanté! Nel momento del bisogno, quando serve, segna un gol bellissimo! Roma 1, Feyenoord 0. Non era semplice questa partita, poteva risolverla soltanto un singolo, soltanto un genio, soltanto il nostro pupillo, Kanté! Feyenoord 0 e Roma 1, si sblocca così il match. Segna all'andata e segna pure al ritorno con 2 gol bellissimi. All'andata l'aveva fatto di sinistro, qui la mette giù, non ci pensa su 2 volte e calcia forse un po' responsabilità. C'era anche Werner che forse non la vede partire. Vediamo un po', perché non si butta senza mani fondamentalmente il portiere del Feyenoord. Eh sì, diciamo che poteva prenderla. Vidal va sul sinistro. Vabbè, ma le prende tutte Werner. Grande azione poi della Roma che riparte sulla destra proprio con Cengiz, che sterza, se la porta sul sinistro a giro Werner, poi c'è Mertens, linea e poi il salvataggio ennesimo, e si salva, non ci credo ragazzi, come si sono salvati. Guarda un po' se devono anche pareggiare nel finale, mancano 4 minuti al 90esimo. Palla centrale per Amrabat, poi il corridoio, il Canuri è solo, Ziller. E allora occhio a un'altra chance, forse l'ultima per il Feyenoord. Juste dentro per Jorgensen che vuole girarsi su Capradossi che non è esperto, e Tapia ci fa un favore, da 1 metro la mette alta sopra la traversa. Ma è giusto così ragazzi, perché hanno avuto un'occasione in 90 minuti. Game over, 4 nel girone, non è ancora matematica, ma è veramente improbabile che la Roma non passi e non vinca, soprattutto un girone che sta dominando. 5-0 al Feyenoord all'andata, 3-0 sul campo dell'Austria-Vienna, 5-1 al Bayer Leverkusen e 1-0 sofferto da squadra forte e matura, come detto dopo la Juve, perché è il secondo 1-0 di fila che facciamo. Roma chiaramente molto più stanca stasera, sta giocando tantissimo ultimamente, e così sarà per i prossimi per le prossime settimane, perché il mese di novembre fino ai primi di dicembre con la fine del girone sarà veramente impegnativo. Però noi lo stiamo gestendo bene, Roma ancora imbattuta quando siamo al 5 di novembre. Mi do una grattata e datela anche voi a casa, perché magari nel prossimo episodio le perdiamo tutte. Spero di no, francamente. E infatti andrei un attimino a vedere intanto la classifica di Serie A, che ci vede a 28 punti da soli in classifica, perché c'è il Milan che ha pareggiato, la Juventus è a 17, quindi a meno 11 dalla vetta, la Lazio è sorprendentemente, e sono contento, a 18 punti. Perché sono contento? Perché già li abbiamo battuti l'anno scorso vincendo lo scudetto e loro comunque erano completamente fuori dai giochi. Pensate se quest'anno vinciamo lo scudetto facendoli arrivare magari secondi di un punto,
Bella cosa. Detto questo, ragazzi, sognare è bellissimo. Io in questa carriera sto realizzando un sacco di sogni, dei nostri sogni, e questa cosa è molto bella. Intanto il Milan si è fermato a Udine, come vedete. Lasciate like chiaramente per supportare questa serie, e se questo video ovviamente vi è piaciuto, ma un like per Bascio, ragazzi, che ha fatto quello scorpione clamoroso e doveroso. Dopodiché vi dico che domani ci vediamo con il pronostico di Milan-Roma, sabato con la reaction, ma poi domenica nuovi episodi di carriera, ovviamente. È difficile portarvi tantissimi episodi, sono preoccupatissimo perché ci stiamo avvicinando all'uscita di FIFA 19, però è anche vero che ho tante serie sul canale che non posso lasciar morire soltanto per una, seppur bellissima. Un bacione, never give up e bella, ragazzi.